La pira e Zaccagnini, l'utopia in politica, è il titolo del libro presentato oggi a Ravenna presso la sala Don Minzoni del seminario in Piazza Duomo. Tra Giorgio La Pira e Benigno Zaccagnini non vi era solo un solido rapporto di stima e di amicizia, ma come scrive nella prefazione il professor Mario Primicerio, presidente della Fondazione La Pira e già sindaco di Firenze, una fede profonda e una laicità coraggiosa. Nella pubblicazione Alessandro Albertazzi e Franco Gabici ripercorrono le frequenti visite di La Pira a Ravenna, mentre Pierluigi Castagnetti ci parla delle comuni utopie e delle affinità elettive tra questi due profeti ambulanti. Mario Primicerio, presidente della Fondazione La Pira, già sindaco di Firenze, socio dell'Accademia dei Lincei, lei ha conosciuto personalmente Giorgio La Pira. Chi era? Ecco, quindi tra tutte le cose che ha detto, forse la cosa più importante è il fatto di aver conosciuto personalmente La Pira. E La Pira era essenzialmente un uomo di fede. Il cardinale Benelli ai suoi funerali disse: chi non pensa alla fede di La Pira non può capire nulla di La Pira. Ma questo non ne faceva un clericale, non ne faceva un bigotto, ma ne faceva un cristiano con la scheda dritta. Qualcuno l'ha definito un democristiano atipico, egli stesso sosteneva: io non ho la tessera di nessuno, l'unica tessera che ho è quella del battesimo. Giustissimo, proprio una citazione corretta. La Pira era difficile da inquadrare in una formazione, in un'associazione. Aveva però quella visione politica che costituisce anche l'anima di un partito. Un partito senza un'anima, senza una visione, senza un progetto, diventa soltanto una macchina per costruire consensi o per sfruttare i consensi. La Pira e Zaccagnini. Nella sua presentazione lei li ha definiti due maestri che alla profondità della fede religiosa hanno fatto corrispondere la laicità dell'agire politico. Questo è un pochino il senso di quello che dicevo all'inizio, perché troppo spesso in quel periodo alcuni anche politici democristiani non servivano la propria fede, ma si servivano di quella fede. C'era un detto in Toscana che suonava così: c'è qualcuno, parlando appunto di questi politici un pochino clericali, che va in chiesa non tanto a cercare Dio quanto a cercare voti. Ecco, né La Pira né Zaccagnini erano così. La Pira e Zaccagnini hanno fatto la politica perché volevano bene alle persone, cioè per fare il bene delle persone. La Pira segnò la vita politica nazionale ma anche quella estera. Nel 1965 si rese conto che il pericolo del Vietnam era il problema principale per la pace del mondo e così decise di andare da noi a parlare con Ho Chi Minh. Sì, e devo dire che in quel momento c'erano state le elezioni amministrative. La Pira pensava e sperava ancora di poter utilizzare, cioè di diventare sindaco, non perché tenesse alla poltrona, figurarsi, ma perché si rendeva conto che da quella tribuna, della tribuna del sindaco di Firenze, poteva sviluppare tutto un discorso di pace e di unità nel mondo. Ciononostante, in quel momento, tra scegliere tra restare a Firenze e quindi in qualche modo presenziare quelle trattative che avrebbero portato all'elezione del sindaco o andare ad Hanoi, non ebbe dubbi e decise di partire per Hanoi. Questa fu la ragione per cui io, che ero il più giovane e il più inesperto del gruppo, fui scelto per accompagnarlo, perché le persone più esperte, più navigate, erano impegnate appunto nelle trattative. E fu un viaggio estremamente complesso da una parte, straordinario dall'altra, perché La Pira aveva capito perfettamente, perché il viaggio non fu un'improvvisazione, fu studiato nei minimi particolari la situazione, le aperture che erano presenti e che si potevano cercare di sfruttare per arrivare a un negoziato. E effettivamente La Pira riuscì, unico
in quel periodo a riportare in Occidente un'offerta da parte di Ho Chi Minh che poteva aprire il cammino alla pace. Il libro esce nell'anno in cui ricorrono i 40 anni della scomparsa di La Pira, ecco, la cui causa di beatificazione è quasi completata? Beh, le cause di beatificazione sono abbastanza lunghe. Devo dire che siamo giunti proprio a un punto di svolta, nel senso che è stata depositata presso la congregazione per le cause dei santi quella che si chiama la Positio, cioè una grossa biografia che contiene anche tutto il rapporto che hanno fatto i testimoni, l'esame degli scritti, eccetera, eccetera, da cui parte l'esame da parte della congregazione. Quindi sui tempi non si può dire nulla, però siamo abbastanza avanti. Devo dire che già Papa Giovanni Paolo II, quando venne a Firenze, io ricordo che il cardinale Piovanelli, che era arcivescovo di Firenze, mi pregò di occuparmi dell'incontro del Papa con il mondo della cultura. All'uscita di questo incontro, in mia presenza, il Papa chiese al cardinale Piovanelli a che punto è la causa di beatificazione della Pira, perché la Chiesa ha bisogno di questi santi. Ecco, questo è il fatto: il santo non è più qualcuno che si mette, non dobbiamo considerare, come un tempo forse si faceva, un santo che si mette sull'altare e gli si chiedono le grazie, eccetera, eccetera. Sì, anche questo è importante, ma il santo è proposto alla comunità credente come un esempio. Il libro pubblica anche la commemorazione di Benigno Zaccagnini, tenutasi a Firenze in occasione del primo anniversario della scomparsa di La Pira. Sì, la scelta di chiedere a Zaccagnini di essere lui il primo, la prima persona invitata a commemorare La Pira un anno dalla scomparsa fu una scelta significativa. E fu una scelta indovinatissima, perché tra tutti gli uomini politici presenti, compresi i suoi amici più cari, il legame che c'era per esempio con La Pira, tra La Pira e Fanfani, sicuramente lo candidava come un possibile relatore per una commemorazione. Livia Molducci, Presidente del Consiglio Comunale di Ravenna. Nel libro Pierluigi Castagnetti commenta lo scambio epistolare tra La Pira e Zaccagnini, sottolineando le affinità elettive tra le due anime. Sì, è un'idea molto originale quella di avvicinare queste due figure e trovare tra loro le affinità che c'erano ed erano molto evidenti se uno legge appunto il carteggio e lo scambio di lettere che c'è stato tra loro. E una prima affinità che si può cogliere tra le due figure è la grande capacità di visione ampia che avevano e di lettura delle cose del presente oltre il presente, e quindi una proiezione difficile, questa capacità di vedere oltre, sia nello spazio che nel tempo. Ecco, entrambi avevano questa visione. E l'altro aspetto che li accomuna molto è il vivere il Vangelo in maniera radicale. Entrambi lo hanno fatto nella loro vita, e questa radicalità evangelica è stato il fondamento sia del loro pensiero che della loro azione concreta. Ecco, queste sono le affinità che mi sento di vedere io tra le due figure. Il rapporto particolare tra La Pira e Ravenna. Ma è un rapporto che si è rinsaldato nel tempo, perché La Pira ha visitato Ravenna in diverse occasioni, e ricordo fra tutte quando lui personalmente decise di ripristinare una tradizione, portare l'olio toscano alla tomba di Dante, che diciamo illumina costantemente la tomba. E parlò in piazza San Francesco, tenne un comizio di cui c'è traccia anche nel libro, e dalle foto anche si vede che il legame della città di Ravenna stessa con La Pira era un legame forte, la piazza era piena, ecco.